mi inserisco nuovamente nel discorso, registrando la parola che hai detto poco fa, che è quella di paradosso. Infatti, preparando la tua poesia, avevamo notato un po' questo paradosso che, come dici te, forse paradosso poi non è, nel senso che le cose stanno così, dicevi Sì, prima, sì. no? E questo, secondo me, contraddistingue molto diciamo, l'immaginario che ci proponi con le tue poesie. Ti dico un paio di argomenti che così ci interesserebbe approfondire. La prima, appunto, affacciandosi alla sezione che si intitola Mattoni, riguarda il tuo fare poesia proprio. Perché tu dici, appunto, io con la poesia vorrei fare mattoni, no? Però dici allo stesso tempo che un mattone conta più delle parole, no? Quindi è come qualcosa di un po' inconciliabile, cioè già c'è quasi, passami il termine, una nevrosi dell'io poeta, che però si alterna alla consapevolezza che in fondo è così. Quindi questo aspetto l'abbiamo notato. In più, altra cosa interessante è l'atteggiamento del rammemorare, cioè un tempo che è passato, ma verso il quale tu ti poni in maniera repertuale. Non a caso c'è una tua poesia in cui usi proprio questa parola. Quindi come se l'unico modo per sentirci vivi, per sentirci esistenti, di essere presenti, sia quello di rammemorare continuamente, attimo per attimo, ogni attimo passato. A proposito di questo, anche in riferimento agli oggetti, si nota un aspetto collegato a questo, che è quello del quasi non credere alla permanenza degli oggetti, che è tra l'altro, una fase dello sviluppo del bambino, proprio quello del capire la permanenza degli oggetti, no? E questo aspetto è un aspetto che troviamo in Montale. Io, leggendo la tua poesia La stanza, in cui tu parli di questi mobili che di soppiatto si muovono, così proprio istintivamente mi è venuta in mente la poesia di Montale, dunque, che forse un mattino andando, insomma, quando lui si gira, una poesia di Ossi di Seppia, girandosi, vede tutto che è ancora fermo come prima, no? E quindi un po' si stupisce di questo. Quindi tu ovviamente lo interpreti in maniera diversa, però insomma il rapporto con Montale mi sembra esserci. Per giungere un po' alla domanda, ci interesserebbe capire se ti ritrovi in questo contrasto tra consapevolezza e anche desiderio di materialità, diciamo, di oggettività, se mi passi il termine, e però nello stesso tempo un bisogno, e a tratti a me sembra anche quasi un monito, di lasciare spazio anche al miraggio. Tu usi la parola miraggio a un certo punto, o comunque genericamente mi verrebbe da parlare di fantasia, insomma, se ti ritrovi in questo contrasto continuo e poi appunto quale può essere il tuo rapporto con la poesia di Montale. Dunque, allora, per rispondere partirei appunto da questo concetto di miraggio. Dunque, se il miraggio è un'apparizione o quelle che si chiamavano soprattutto fino a qualche tempo fa, le epifanie che rivelano improvvisamente un senso, magari, no? Un senso, magari un senso metafisico o che altro.
secondo me, in quello che scrivo, nella mia poesia, questi miraggi non ci sono, almeno io vorrei che non ci fossero, poi magari invece ci sono lo stesso. Le epifanie di montaliana memoria, per esempio, hanno un senso in Montale, perché soprattutto, non so, a partire dalle occasioni o dalla bufera, rivelano un senso privato. È un senso in Montale privato, immanente e soprattutto di breve durata, cioè non sono epifanie che rivelano una verità assoluta e atemporale, sono epifanie minime, quotidiane, che appaiono e spariscono, però appaiono e spariscono, quindi sono assolutamente precari. Ecco, forse in questo senso, come epifania privata, qualcosa può esserci nella poesia di chi segue quella linea lì, quella linea di Montale. Però io cerco in qualche modo di distruggere queste epifanie private, cioè di non tenermi dentro la poesia delle cose solo private. Vorrei cercare di arrivare a un senso o a un non senso, a dire delle verità minime, naturalmente, che possano, diciamo così, interessare tutti. Più che miraggio, io userei una parola chiave che usa non tanto Montale, non solo Montale, quanto Leopardi. E cioè vorrei riuscire a riconquistare la meraviglia alla poesia, anche a una poesia di ispirazione materialistica, una poesia che non promette nulla, cioè non promette sovrasensi, non promette al di là, non promette verità metafisiche, però tuttavia la meraviglia è una parola chiave della poetica di Leopardi, che se non era materialista lui, insomma poeta che distrugge le illusioni, certo, che cerca di distruggere le illusioni, non so chi sia un poeta che appunto sa fare queste cose. Infatti c'è una poesia proprio intitolata La Meraviglia, sì, che è introdotta, sì, da una citazione di Leopardi. Sì, quando la meraviglia è vergogna, sì, sì. Quella è una citazione tratta dal giovane Leopardi, da discorso in italiano sopra la poesia romantica, dove Leopardi contestava appunto questa impossibilità di parlare di meraviglia, no? Perché non si può parlare della meraviglia? La meraviglia esiste, è un sentimento umano, è un sentimento che sta alla base, secondo me, di una percezione tragica dell'esistenza, cioè la meraviglia è ciò che, il primo modo di un processo che poi nella seconda parte porta alla consapevolezza che appunto sì, ci meravigliamo per cose però fugaci, per cose finite, per cose che debbono finire, come la stessa meraviglia, una cosa che deve finire e che finisce. Quindi io non vedo assolutamente contraddizione tra questa poetica e una poetica del finito, del temporaneo, del transeunte, come è Leopardi. E anche la memoria di cui parlavi prima. Leopardi, la memoria, per esempio, è una memoria non certamente anche nostalgica, ma è una memoria attiva, una memoria che produce pensiero, una memoria che, no, che non consola, sì, dolce per sé ricordare, però, caspita, la memoria serve a, appunto, mettere a confronto uno davanti all'altro due piani temporali e a percepire la vertigine di questo accostamento, no? La vertigine di due cose, di due piani che non possono, non torneranno mai, non saranno mai più allineati. Dunque, più che il miraggio e l'epifania, se non in forme strettamente private, che però cerco appunto di distruggere o di contenere, mi interessa la meraviglia per adesso. Mi interessa questo, la meraviglia e il nulla che c'è dietro la meraviglia, cioè l'impossibilità di rispondere a questa domanda che viene fuori dalla meraviglia, no? La meraviglia pone una domanda e dietro questa domanda c'è un silenzio in qualche modo. Quindi mi interessa questo contrasto, questo paradosso, perché di fatto l'esistenza, a volte la vita è paradossale, non è che lo si può negare questo.